in questo numero di Turismo Magazine. Ryanair, 5 nuove rotte da e per Catania. Aeroporti di Roma festeggia mezzo secolo di vita. I grandi marchi italiani in mostra a Roma. Ryanair ha annunciato il nuovo operativo su Catania per l'estate con oltre 650 voli settimanali su 40 rotte, incluse 5 nuove destinazioni verso Creta, Parigi, Praga, Rodi e Tirana. Per la stagione la compagnia avrà un nuovo aeromobile, portando la flotta totale di Ryanair nel capoluogo etneo a 5 unità e supportando oltre 2.800 posti di lavoro. Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC. Ci sarà una crescita importante non soltanto perché un nuovo aereo basato significa già di per sé un investimento di altri 100 milioni da parte di Ryanair, ma perché significa migliaia di posti di lavoro in più direttamente da una parte e nel correlato, perché comunque creerà certamente posti di lavoro e darà grandi opportunità in più a noi siciliani di poter fare vacanze fuori e ai tantissimi turisti che sempre affollano la Sicilia a poter venire e comunque a condizioni e tariffe assolutamente praticabili. Nell'annunciare il nuovo operativo, Ryanair torna a chiedere l'abolizione dell'addizionale municipale e tassa sul turismo. Eddie Wilson, CEO di Ryanair. It's very important, it's one of the access points onto the island of Sicily. There's almost 4 million people here. We need more flights, more aircraft, and to do that Sicily needs to lower its access costs, and they should look at the lead of Friuli, Venezia, Giulia, who've got rid of the municipal tax. It's the single biggest block to growth on Sicily, and the money is of no benefit to Sicilians. It goes straight to Rome. So let's get rid of that tax, and let's grow here spectacularly over the next few years. We'll put an extra 3 million passengers in. Together, Beyond Flying. È il claim che Aeroporti di Roma ha scelto per festeggiare i suoi 50 anni. Un compleanno celebrato allo scalo di Fiumicino nel corso di un evento in cui è stato svelato il nuovo logo di ADR. La società, parte del gruppo Mundis, gestisce, oltre a Leonardo da Vinci, il Giovan Battista Pastine di Ciampino. Gian Piero Massolo, presidente di Mundis, e Marco Troncone, amministratore delegato di ADR. Non è un punto d'arrivo, questo è un punto di ripartenza, nel senso che noi abbiamo in animo e stiamo attivamente perseguendo un grande piano di sviluppo aeroportuale per i prossimi 25 anni con investimenti ingenti. Siamo da questo punto di vista a canali aperti di nuovo con le autorità nazionali, il governo, con le autorità locali, con le autorità regolamentari, e questo per rendere veramente questo luogo non una fortezza chiusa, ma un'integrazione con il territorio, con la città, con l'Italia e con l'Europa. Aumentano i voli, aumentano i servizi, aumentano quindi anche la nostra attenzione e aumentano gli investimenti, perché se aumentano i voli vuol dire che aumenta il traffico, se aumenta il traffico anche l'aeroporto deve seguire, e in questo senso noi abbiamo un piano di investimenti che sta andando avanti in modo importante. Stiamo investendo mediamente oltre 300 milioni di euro all'anno, ma abbiamo un piano di sviluppo da qui a fine concessione di 9 miliardi di euro di sviluppo per portare Roma a quel ruolo che può avere, il ruolo di guida nello scacchiere europeo. Durante la cerimonia, alla quale hanno partecipato tra gli altri i ministri Paolo Zangrillo, Pubblica Amministrazione, e Matteo Piantedosi, Interno, sono state presentate le vetrate Aronne, due santi diaconi martiri attribuite a Giotto. Provenienti dalla Basilica di Santa Croce a Firenze, saranno esposte nella piazza del Terminal 1. Il ministro Zangrillo. La sfida futura è quella di confermare questo scalo come un punto di riferimento importante nel cuore dell'Europa. L'Italia ha l'ambizione di essere un punto di riferimento fondamentale nel Mediterraneo e per il nostro continente, e quindi poter disporre di uno scalo come quello di Fiumicino, uno scalo così importante, uno scalo che in questi anni ha coltivato l'eccellenza, è fondamentale. Alpitour è all'interno della mostra Identitalia, The Iconic Italian Brands, che fino ad aprile celebrerà la storia dei grandi marchi italiani. Voluta dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, MIMIT, e ospitata a Palazzo Piacentini a Roma, è la rappresentazione concreta e tangibile del valore inestimabile prodotto dalle aziende che hanno caratterizzato il bel paese e la sua evoluzione. Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour World.
Alpetura ha marcato un po' l'inizio del viaggio organizzato, delle vacanze organizzate negli italiani, e negli anni 60 era la soluzione per le vacanze fuori dall'Italia, i primi charter, i primi sistemi informatici, i primi a andare in Egitto, nei Caraibi, insomma sì, c'è una bellissima storia. Oggi stiamo dedicandoci molto a nuove destinazioni, a nuovi sistemi informatici per poter dare al meglio la qualità alle agenzie e ai nostri clienti, e poi chi viaggia con Alpitour, come tanti gruppi organizzati, ma noi abbiamo un sistema di assicurazione molto buono per qualsiasi piccolo incidente che possa succedere, quindi diamo affidabilità, fiducia, e infatti nei ranking di affidabilità siamo sempre nelle prime posizioni. Composto da 5 divisioni, Tour Operating, Aviation, Hotel Management, Incoming e Travel Agency, Alpitour presidia l'intera filiera turistica con 4.700 dipendenti, 7 sedi in Italia e 16 nel mondo, facendo viaggiare ogni anno oltre 2 milioni di persone. È cominciato una nuova campagna di Eden Viaggi, che è uno dei nostri brand. Abbiamo fatto l'anno scorso e ricominciamo quest'anno per il Bravo, che è un concetto di club, e la semplificazione ci ha permesso tante sinergie, tanti miglioramenti, e i clienti stanno apprezzando la semplicità della proposta. 24 è cominciato ancora più forte dell'anno scorso, quindi noi sull'estate siamo oltre il 45% di venduto. Sono cifre veramente importanti. Quello che è anche cambiato è che oggi i clienti prenotano con più anticipo.